Ciao ragazzi, dopo tanto tempo ecco un nuovo video errori e curiosità. Pronti? Via! Oggi è il momento di Lo chiamavano Bulldozer, una pellicola del 78 con l'indimenticabile Bud Spencer, Raymond Ermstorff, il solito Riccardo Pizzuti, non poteva mancare, e la partecipazione del mitico Gigi Reder. La regia fu curata da Michele Lupo. Curiosiamo quella. Se ci piace la colonna sonora di questo film, dobbiamo ringraziare un duo musicale pop molto attivo dal 60 ad oggi, gli Oliver Onions, al secolo Guido e Maurizio De Angelis. Non sono noti al grande pubblico perché si sono specializzati soprattutto nella composizione di colonne sonore. Sono molte le commedie condite con il loro sound e i film di Bud Spencer e Terence Hill praticamente li filmarono quasi tutti loro. Splits, interpretato da Giovanni Vettorazzo, noto soprattutto per il ruolo di Toscani in Compagni di scuola con Verdone, durante il match di football nel film cadde e si infortunò rendendo necessario l'ingresso della barella. La scena venne benissimo per il semplice fatto che l'attore si fece male sul serio. Si fratturò infatti due costole e rinunciò quindi al doppiaggio. Lo stesso Vettorazzo raccontò un aneddoto sullo scenografo Walter Patriarca, che ha del triste purtroppo. Le riprese del film infatti iniziarono il giorno in cui Aldo Moro fu sequestrato e Patriarca rischiò l'arresto perché durante un controllo di polizia gli agenti lo sorpresero a trasportare le armi necessarie per girare. Naturalmente sembravano vere. Vediamo se c'è qualche errorino nel film. A bordo del Galeone, una taverna costruita su una barca, sta per iniziare la solita scazzottata che caratterizza quasi tutti i film di Bud Spencer. Se le danno tutti di santa ragione, fino a che Bulldozer a un certo punto scaraventa un uomo di Kempfler su una botte. Fate però caso a questo particolare. Accanto alla botte, sulla sinistra, non c'è niente. Nell'inquadratura successiva c'è una sedia su un'altra botte. I ragazzi stanno giocando d'azzardo in una bisca, quando Bulldozer li raggiunge e li invita tutti a puntare su una carta coprendola con la mano. Ora fate caso a questo dettaglio, come potete notare la carta su cui puntare è il dorso blu. Nell'inquadratura successiva però, Bulldozer ha la mano su una carta di colore rosso ed è quella che sarà scoperta dai ragazzi. Siamo ancora all'interno del locale e Bulldozer si sta pappando la sua bella frittatona con 12 uova. E perché non un bel bicchiere di vino rosso? Notate quanto vino finisce sulla tavola. Nella successiva inquadratura, però, il vino è magicamente scomparso. Rivediamo. E dopo gli errori andiamo a vedere qual è la battuta celebre, almeno quella che preferisco io. Perché mi hai riempito di botte? E quando uno mi riempie di botte, io mi ci affeziono. Oh, prima di salutarci amici, un caro saluto a Vincenzo che me l'ha chiesto e vi invito a scoprire il canale Risate Carbonara. Penso davvero che meriti la vostra iscrizione. Io mi guardo i loro video e rido alla grande ogni volta. Vi lascio il link in descrizione, mi raccomando. Grazie per essere stati con me, fatemi sapere se ci sono errori o curiosità che io non conosco in questo film. Se vi piace il mio lavoro lasciate un like e fate un salto sulla playlist Cartoons. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per le notifiche, così staremo insieme altre volte. Il prossimo video presto, vi aspetto, ciao!